Buongiorno, siamo in Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, in comune di Polcenigo, e precisamente nella frazione di Mezzomonte, in grosso centro abitato che è ubicato a mezza costa sul massiccio del Monte Cavallo, in una posizione che domina la pianura. Abbiamo qui davanti a noi un capitello stradale dedicato alla Madonna dell'Immigrante. Questo capitello si trova esattamente nel punto di arrivo di un antico sentiero pedonale che dalla pianura giungeva a Mezzomonte. Avviciniamoci. Ecco, è datato 1874. È chiuso da un cancelletto in ferro, ma è possibile aprirlo ed ammirarne l'interno. All'interno abbiamo la statua della Madonna, la Madonna dell'Immigrante, con dei fiori, una struttura molto semplice, intonacata, avvolta. E davanti una lapide che ricorda la dedica degli operai di Mezzomonte alla Madonna dell'Immigrante nel 1954, periodo in cui l'emigrazione è stata veramente fortissima. Ecco. Notiamo l'arco in pietra. E questa è la posizione isolata sulla strada. Di fronte a noi vediamo il sentiero che giunge dalla pianura. Il cappello è stato restaurato recentemente, nel 2012, come ricorda questa targa. Vediamo, affiancato da un grande albero, difficile fotografarlo per la posizione del sole, comunque rivolto verso sud e guarda verso la pianura, verso il territorio circostante. Era un importante capitello segnavia quando questo paese non era ancora dotato di strade rotabili e si raggiungeva unicamente a piedi, salendo un dislivello di circa 500 metri dalla pianura pordenonese. Il capitello è ben curato anche perché questo paese, anche se pochissimo popolato, ha solo 40 abitanti, è un paese in cui gli emigranti tornano. Tornano periodicamente in estate e investono anche nelle costruzioni. Quindi la Madonna dell'Immigrante è un po', diciamo, il simbolo di Mezzomonte.